Oggi andrò a catturare i tre starter nelle loro forme primordiali. Vediamo insieme come si fa. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera ad Astra. Manca davvero davvero pochissimo alla fine. Lo so che è un po' che ripeto che Xenoverse sta per finire, ma oggi insomma manca davvero davvero poco. Manca questo video, un altro dove catturo alcuni Pokémon che mi mancano, tutti quanti insieme ovviamente, e poi dopo la sfida finale, le ultime 4 sfide del torneo pollo. Se non sbaglio sono 4, i 4 campioni che mancano. Bene, prima di tutto per catturare queste forme primordiali che bisogna fare? Andare dentro questa grotta, andare sempre sempre dritti e qua se non sbaglio girare, vero? Era qui che si girava? No, era la prossima, bene. C'è il repellente. E però vabbè c'è il repellente. Sì, ovviamente i video purtroppo, o meglio, devo provarli prima di farli, se no giro in tondo le ore. Quindi adesso si va di qua, sì. Andiamo sempre, sempre dritto. Bisogna entrare nello Xenoverse per la precisione, per catturare questi Pokémon forme primordiali. Andiamo qui. Prendiamo qua sopra. Oh, qua si surfa, che è una bellezza. Vai, un altro Reprolande e via. Non ho voglia di incontrare i selvatici. Ok, ci siamo, eh. Manca poco per arrivare al punto di interesse, caverna boreale. Ok, non è questo, questo ti insegna Ipernova. Anche se Ipernova io l'ho imparato livellando, non l'ho imparato con questo arnese qui. Oh, allora, da qua si esce, ok? Quindi noi non vogliamo uscire, ma vogliamo proseguire. Eccoci qua. Scendiamo. E andiamo adesso qui. Sì, perché qua c'è una caverna. Ecco, abbiamo diverse scelte. Noi vogliamo andare alla zona ritornello. È la prima che dobbiamo visitare. Sembra che siamo nella palestra del primo capopalestra. Quindi facciamo il puzzle molto velocemente. Ma sì, vai, rimettiamo il repellente. Tanto ne abbiamo in abbondanza. Poi da qui si va in quello al centro. Quindi facciamo il giro qui. E andiamo in quello al centro. E troviamo Shailion. Non so se devo fare loro del male per catturarli. Non penso. Posso magari addormentarli e lanciare direttamente la ball. Perché se anche so dove trovarli, non è che poi mi ci metto a lottare. Mi rovino il divertimento. Ok, posso già iniziare a provare a catturarli. Molto semplice. Io lancerei la Pokéball direttamente la prossima volta per vedere che succede. Forma primordiale, composto di pura energia X. Questo Pokémon serpentino avvolge i nemici fino a soffocarli. Quindi sono anche di forme diverse. Beh, Shulong non era tanto diverso la forma primordiale. Me la ricordo bene quando abbiamo combattuto contro il nostro Alter. Comunque, ora usciamo di qui e andiamo tutta a destra. Qua passiamo il tronco e poi qui in alto e siamo usciti da questo bosco dimenticato da tutti e da tutto. Bene, dobbiamo fare praticamente ora la stessa cosa che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato il passo, ovvero andare nella motonave, che non ricordo come si chiama sinceramente. Cometa, mi pare. Eccola qui. Entriamo in questa stanzina e troviamo qui Shulong. Che bellino, eh? Parliamo con lui allora. Ora, quello che proverò a fare è lanciare direttamente la ball per vedere se entra proprio di suo. Perché se entrasse di suo sarebbe un gran vantaggio. Ah, però attenzione! Wow, la beffa! Ah, vai, vuoto tetro. Ok, proviamo a catturarlo ora. Magari bisogna fare anche un piccolo danno per rendere il tutto più facile, chissà. Eh sì, a quanto pare. Sì, il catch rate qui è molto alto, probabilmente. Ora bisogna uscire invece dalla motonave. Andiamo sopra, ovviamente. Qua è un po' intricato il passaggio. Eccoci qua. Andiamo adesso alla zona Xenoverse, quella da dove siamo partiti. Perfetto.
No, ecco, da qui, dobbiamo sempre rientrare qui. Andiamo ora a zona interludio. Questa è importante e andiamo qui sopra e il Pokémon che ci manca, che è Trishaut, dovrebbe stare da ste parti qui. Perfetto, ci manca solo lui. Catturiamolo. Trishaut, qui è su quattro zampe. Mi ricordo di aver scelto lui nella demo. Ah no, ho fatto doppio team o vuoto tetro? Doppio team, vabbè. Fa baraonda lui. Toh, vuoto tetro, addormentati, caro. E sono paralizzato, ovviamente. Facciamo best of three. E la best of three non funziona. Grande. Così mi piace. Vai, Xenobola anche a te, vediamo se entri. Fai il bravo. I tuoi fratelli sono entrati facilmente. Bravissimo. E finisce così, facilmente. Eccoci qua. A questo punto basta fare la strada all'incontrario per uscire. E abbiamo concluso anche la zona Xenoverse. Quindi qui, magari, se ci volete tornare per vostro diletto personale, per fare quello che vi pare, magari per trovare qualche altro oggetto, bene. Ora, in teoria loro potrebbero cambiare forma. Ho provato a farlo salire di livello, ma non è successo niente. Quindi non ho ben chiaro come fare per farle cambiare la loro forma. Però mi ricordo che quando affrontai la forma terrestre di Shulong, era uno Shulong diverso. Forse era solo ai fini del gameplay, non ne sono sicuro. Magari vediamo se qualcuno di voi nei commenti sa come fare, se no mi arrangio. Comunque, nel prossimo video, penultimo video di Xenoverse, andrò a catturare alcuni Pokémon che mi mancano e poi nell'ultimissimo gran finale torneo Apollo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!